Questa frase, io sono, non facilita la comunicazione, non facilita la relazione con le altre persone. Per facilitare le relazioni, non solo la relazione di aiuto, quando si fa un colloquio con un cliente, bisogna partire da un altro presupposto. Non da io sono, ma dal tu sei. Cioè, io sono e ho altre frasi che hanno comunque lo stesso significato, che tendono a dire io esisto. Sono, vengono da dentro una persona che ha questa esigenza di affermare la sua esistenza, però alla fine non facilitano le relazioni queste frasi. Bisogna partire dal tu sei. Il tu sei che costituisce il principio di ogni comunicazione e di ogni relazione. Il principio proprio del linguaggio, il principio della parola, il motivo reale del parlare, perché il pensare resta un atto individuale, può fare individualmente, senza relazionarsi. Invece la parola è comunicativa solo se c'è chi la dà e chi la riceve. E allora ha senso la parola. E quindi solo il riconoscimento di un tu, quindi il tu sei, in definitiva mi dà la possibilità concreta, reale, di uscire fuori da me stesso, dai pensieri, dalle riflessioni. Mi insegna a vedere fuori di me, a gettare dei ponti comunicativi che sono le parole. Perché sia possibile quindi un'autentica comunicazione? C'è bisogno di un io e di un tu riconosciuto come altro da sé, cioè un tu con un suo volto, una sua fisionomia, sue abitudini, sue convinzioni che lo caratterizzano in maniera particolare e unica. E questo è il problema che molto spesso noi relazionarci pensiamo, cioè l'altro non lo consideriamo veramente un tu in questo senso. Insomma, occorre riconoscere che l'altro è un mondo diverso rispetto al nostro mondo. L'altro è realmente oltre la mia coscienza, oltre la mia volontà. Non si deve con i termini costringere l'altro all'interno di un modello pregiudiziale. L'altro è sempre portatore di una differenza rispetto a noi, rispetto anche ad altri. È sempre diverso rispetto ad ogni forma di pregiudizio. Questa differenza costituisce una libertà, tanto per l'altro, che si sottrae ad ogni schema, ma anche per noi, anche per la nostra coscienza, che in questa diversità può trovare che cosa? Una novità nell'altro, che è sempre nuovo, che stimola, che infrange gli schemi mentali, che non rende monotona la vita, non sempre la solita routine, i soliti schemi. L'altro come qualcosa di nuovo, può trovare così nuove cose, nuove persone, sempre interessanti, sempre mai scontate, sempre da scoprire. E quindi uno stimolo per la vita, questo modo di approcciarsi, questo riconoscere un tu, nel vero senso della parola. Insomma, il riconoscimento dell'altro spezza l'interiorismo dell'io e rompe la nostra solitudine. Sì, perché gli esseri umani hanno bisogno degli altri. Il bisogno di complementarietà è piantato proprio nell'essere stesso dell'uomo, della persona. Dobbiamo ammettere che esiste continuamente in noi un'inclinazione verso l'altro, un'attenzione continua a completarci con l'altro. La nostra stessa coscienza non può fare a meno dell'altro. Ora, questa spinta può assumere a volte, in certe circostanze della vita, in certi periodi, la forma di un sentimento di rivalità, o di odio, anche di avversione, ma sempre una spinta nel confronto dell'altro. Ma può assumere anche, in certe fasi della vita, in certi momenti, anche quella strana forma di attrazione, di bisogno irresistibile di stare insieme all'altro, che si sperimenta nell'amore, ad esempio. Insomma, la comunicazione e la relazionalità
sono caratteri strutturali dell'essere umano. Nella coscienza c'è proprio un'inclinazione a questa relazionalità, a trascendersi, perché nella relazionalità noi ci trascendiamo, nel senso che cioè andiamo oltre noi stessi. È questo che ci spinge verso l'altro, che ci riesce, che poi si riesce a sperimentare. Si sperimenta bene, si sperimenta pieno nell'amore. Questo trascendersi. Insomma, non è mediante il rapporto col proprio sé, quindi questo io sono continuo, ma è mediante il rapporto con un altro sé che l'uomo può raggiungere la completezza. Questo altro sé può essere limitato, relativo, non perfetto, come se stessi, ma in questo essere insieme che si raggiunge la, no, la soddisfazione, la completezza. L'altro con l'altro. E questo che rende possibile l'esperienza dell'illimitato, dell'incondizionato, dell'eternità, della spiritualità, potremmo dire, anche se l'altro non è perfetto, ma è nell'unione, in questo unirsi che si rende possibile questa esperienza. Non c'è possibilità di autentica realizzazione umana se non dove si è recuperata la pienezza del rapporto con un altro. Che l'uomo non è solitudine, ma proprio la natura umana, l'apertura all'altro. E viene a realizzarsi, veramente, se realizzi, siete realizzato nel riconoscimento, quanto tu sei, e nell'accoglienza dell'alterità. E questo non significa però che la persona da sola sia priva di una sua identità. Significa che però senza l'altro una persona è priva di una sua, ecco qui si complicano le cose, qui cominciamo a spiegarci. Cioè che la persona non abbia un valore indipendentemente dall'altro, individuale. Individualmente, senza rapporto con l'altro, comunque la persona ha una sua identità, cioè significa soltanto quello che ho detto prima, che non può definirsi solamente sul registro dell'essere in sé e per sé, cioè di vivere soltanto per sé, per le proprie bene, no? Deve anche definirsi sul registro dell'essere correlata ad altri, per sentirsi veramente realizzata. Se questa apertura all'altro è costitutiva della persona, si può comprendere come la comunicazione è una buona relazione, una buona capacità di relazione, ecco, la relazionalità sia una struttura fondante, fondamentale per la persona. Causen, ricordo di Causen, ai gruppi di incontro. Riescono a facilitare la persona a mantenersi in una zona del rispetto della propria dignità, della propria autonomia, ma allo stesso tempo una buona relazionalità che non distaccarsi troppo. Perché? Perché come sapete, nel campo dei gruppi di incontro si lavora con dei principi fondamentali che sono, per esempio, l'autenticità, essere trasparenti, no? Essere se stessi. Quello è. Che cos'è quella se non io sono, no? Però nello stesso tempo c'è anche, no? Si lavora per l'ascolto, il rispetto dell'altro. E quindi quello che tu sei. Quindi contemporaneamente, mentre ci si relaziona, c'è sia una componente che l'altra, si impara gradualmente a relazionarsi alla giusta distanza. Quindi
stare in questa dimensione in cui non ci perdiamo nell'altro, ma continuiamo ad essere noi stessi, lasciare che l'altro rimanga profondamente se stesso all'interno della relazione che si vive. Eccoci, nella relazione della novità in cui si diventa noi, bisogna rimanere due. Ognuno deve restare all'interno della relazione con la propria individualità, col senso della propria presenza, continuando ad essere profondamente se stesso. Quando un partner si perde nell'altro, tende a compiacere troppo, tende a trasformarsi troppo di fronte alle richieste dell'altro, prima o poi la relazione sarà destinata a finire. Per due ragioni. Primo, perché chi nega la propria vita per accondiscendere a tutte le richieste dell'altro si porterà dentro di sé una rabbia profonda, una rabbia che lo porterà prima o poi a distanziarsi con la perdita del desiderio. Ma stessa cosa potrebbe accadere anche nell'altro, che esercitando un'azione di forza, di pressione, diciamo un comportamento pigmalionico di assoluta invadenza, farà sì che l'altro diventi il proprio partner, diventando troppo debole, perda i connotati di essere persona, oggetto del proprio desiderio. Quindi stiamo molto attenti. Eccoci, il coraggio della dignità ci consente di mantenere solide le nostre relazioni, di far sì che le nostre relazioni, come diceva Kierkegaard, siano per l'istante e per l'eternità. L'amore realizza una forma di comunicazione, di relazione più profonda con un altro, che supera la distanza, ogni distanza che ci divide dall'altro. Nello stesso tempo l'amore dilata il nostro io al di là del proprio mondo chiuso. Perciò è fondamentale valorizzare la dimensione comunicativa e relazionale della persona, perché poi in definitiva porta alla capacità di amare. Io credo che il compito della psicologia moderna, di varie misurazioni, dei test, dei QE, eccetera, eccetera, il compito della psicologia moderna è anche del counseling, perché non dovrebbe essere soprattutto quello di insegnare a comunicare, a relazionarsi, una buona relazionalità, di impegnarsi per gli altri, ad amare gli altri. L'altruismo dovrebbe diventare l'obiettivo principale della psicologia, una psicologia della differenza, del rispetto dell'altro, degli altri esseri umani, e rispetto della molteplicità, del riconoscimento della propria responsabilità nei confronti degli altri. È qui che dovrebbe lavorare la psicologia, se vuole veramente il benessere dell'uomo. La psicologia dovrebbe mirare a quello. L'uomo è fatto per amare ed essere amato, per stabilire rapporti di solidarietà, di comunione, non solo con gli altri esseri umani, ma con l'intero creato.